Buongiorno Daniele, buongiorno Alberto. Voglio dire una cosa in italiano ai nostri connazionali che sono qui. Molto spesso l'Italia non è consapevole delle cose straordinarie che tanti di voi fanno in giro per il mondo. Siamo un paese che è leader mondiale non soltanto per la cultura, per la qualità della vita, per la longevità, per il benessere, per il tessuto dell'associazionismo, ma siamo anche un paese che è fortissimo in tutto il mondo per la qualità dell'ingegneria, del vostro lavoro, della progettazione, della realizzazione. Aver battuto i cinesi nel record del mondo giornaliero, giusto? Giornaliero, mensile. Mensile. Tutto. Giornaliero e mensile. Voi potete immaginare che Salini me l'ha detto soltanto 7 volte. siamo partiti a fare il volo di 7 volte soltanto perché non l'ha voluto stressare troppo. Ma siamo questo. L'Italia è questo, l'Italia è un grande paese. Abbiamo passato un periodo in cui ci siamo lamentati un po' troppo, abbiamo passato il tempo a piangerci addosso, è comprensibile, ci sono tante difficoltà, tanti problemi, ma la vera sfida di un paese come il nostro è quello di ricordarsi chi siamo, e se noi ci ricordiamo chi siamo non ce n'è per nessuno. Voi siete una delle aziende più forti al mondo per le infrastrutture, la numero uno per le dighe, capace di innovare, di costruire, di seminare pezzi di futuro. Noi siamo orgogliosi di voi, siamo orgogliosi di quello che fate, siamo orgogliosi di come lo fate, e non siamo orgogliosi soltanto dell'imprenditore o dei suoi manager, che pure sono bravi, ma del lavoro di ciascuno di voi che, posando un piccolo pezzettino, contribuisce alla grande opera. È questo il senso dell'Italia, è questo il senso per ciascuno di voi della chiesa del vostro paese, della cattedrale della vostra città. La cattedrale nel Medioevo veniva creata con lo stesso spirito. Magari non se ne vedevano gli effetti per anni, talvolta per generazioni. Ci volevano 100 anni. Quello che iniziavano i nonni finivano i nipoti. Però ciascuno dei lavoratori, mettendo un pezzettino del suo, rendeva orgogliosa quella comunità di ciò che stava venendo su. È la stessa cosa che dobbiamo fare in Italia. Noi siamo un paese che deve smettere di piangersi addosso, fare le riforme che servono a casa, ma anche avere consapevolezza che nel mondo c'è tanta fame in Italia. C'è tanto bisogno d'Italia, c'è tanta voglia di apprezzare per quello che siamo, per i nostri valori e per quello che facciamo. E allora, se siamo qui oggi in una cornice molto bella, ma anche ovviamente non facile da raggiungere, con tutte le caratteristiche, io sono venuto qui per dire che l'Italia è orgogliosa di essere una delle leader mondiali delle infrastrutture, che deve avere probabilmente delle regole più semplici a casa propria, perché ci vuole più a fare una diga in Etiopia che non una conferenza di servizi in Italia, e non ridete perché la cambieremo, quindi godete gli ultimi momenti di servizio, ma questo lo cambieremo. Ma dobbiamo anche essere consapevoli di ciò che noi siamo l'Italia. Ecco, io vorrei, salutandovi, dirvi grazie per quello che avete fatto, dirvi quanto sono orgoglioso, non a nome personale, chi se ne frega dell'aspetto personale, a nome del vostro paese, che vi dice grazie per come portate alto il tricolore, in questo caso è proprio il caso di dirlo, in questi luoghi meravigliosi, e dirvi che non so quale sarà il prossimo record di Salini, e non intendo rispondere alle sue provocazioni perché gli ho già risposto in altra sede, ma quello che è fondamentale è che si sappia che un grande paese come l'Italia non può vivere solo dei ricordi, e la sfida più bella è la prossima. In bocca al lupo, grazie di cuore.